Raga, quest'oggi siamo qua tornati su Brawl Stars, o meglio nell'app sviluppatore di Brawl Stars, con il buon Shade, perché oggi andremo a parlare nuovamente di lui. Più nello specifico, è stata cambiata la data di rilascio del bro. Infatti nel Brawl Talk ci avevano detto, ecco, Brawl Stars on November 29. Il 29 novembre sarebbe dovuto uscire in accesso anticipato, quindi per voi dopodomani. E già qua mi immagino la domanda: ma Raxor, allora quando uscirà Shade? Lo voglio adesso io. Beh, effettivamente è proprio così, perché non l'hanno posticipato ma anticipato di un giorno. Anziché uscire il 29, uscirà il 28, tra l'altro prestissimo, alle 8 di mattina. Non so se questo è sempre stato l'orario, ma a parte questo, la domanda qua può essere giustamente: ma perché l'hanno anticipato al 28 novembre? Cioè un giorno prima, che si... Questa è un'ottima domanda. Andiamo intanto a farci una partitozza. Ma il perché in realtà non ve lo so dire, non ce l'hanno detto. Però il 29, che giorno è? È il Black Friday. Black Friday, che per chi magari di voi è un po' più piccolino non sa cosa sia, è quel giorno dell'anno, più nello specifico, se non mi sbaglio, il venerdì dopo dal giorno del ringraziamento che c'è in America, dove, adesso non so nello specifico da cosa nasce, però è il giorno degli acquisti, dove molti negozi, sia online che fisici, fanno grandi sconti, di solito i migliori sconti dell'anno proprio. Infatti molti ne approfittano proprio di questo Black Friday per mettersi anche avanti con i vari regali di Natale, no? Qua tra l'altro, vedi, quando siamo invisibili non mi fa prendere il pallone, non lo sapevo. Vabbè, in realtà ha senso che sia così. Vabbè, comunque, a parte questo, ovviamente anche su Brawl Stars ci sono acquisti in app, di conseguenza potrebbero arrivare degli sconti molto corposi. Quindi non vorrei che abbiano fatto questo piccolo cambiamento proprio perché volevano dare più enfasi a questi sconti durante il 29 e non al brawler. Boh, è l'unica cosa che mi viene in mente sinceramente, anche se chiaramente di questo non ne sono assolutamente certo, anzi in realtà non so nulla a riguardo. Qua ce la facciamo a vincere, visto che stiamo giocando contro i bot? Ah no, adesso la palla l'ho presa. Oddio, vado velocissimo. Bro, ma che è? Ma prima non me la faceva prendere, perché adesso sì, scusami. Forse l'ho missata io malamente prima, può essere? Adesso ci riprovo, aspetta un attimo, voglio tryhardare un attimo, ma qua sono bot, ovvio che all'inizio se la pushano così. Facciamo di questo. Sono... No, naggia! Ovviamente la palla non può attraversare le pareti, però può sfruttare... Cioè, posso sfruttare la velocità che mi dà la super per andare a fare gol più velocemente. Non male tutto ciò. Intanto qua, attenzione, abbiamo anche un droppettino. Ovviamente un raro sbocco. Una coppa, wow. Comunque, insomma, ecco, secondo me è così. È l'unico motivo, secondo me, logico. Poi nel caso in cui ci dovessero essere questi sconti incredibili, mi ricordo dell'esistenza proprio di lui, del codice Raxor in fondo allo shop. Così, oltre a supportare mamma super, se le supporterete anche me. Se volete shoppare qualcosa, a questo punto stiamo a vedere cosa succede il 29. Chissà, magari anche le skin di Edgar e Mortis saranno molto scontate. Comunque ripeto, questa è una teoria personale, magari può essere che non ci sarà nulla per il Black Friday. Il mio ragionamento molto logico, cioè fai 2 più 2, lo anticipi di un giorno, il 29 c'è il Black Friday, boh, perché? Se vi state chiedendo se ha senso aspettare il 29 per shoppare Shade in accesso anticipato, in teoria non cambia nulla. Se l'hanno anticipato di un giorno, non penso che poi il giorno dopo lo mettano con uno sconto, no? Ma come detto, staremo a vedere. Ovviamente ragazzi, attenzione, perché avendo anticipato di un giorno il rilascio, nella rotta delle star dovrebbe essere disponibile dal 5, non dal... Spacco tutto. Dicevo, anziché il 6, in teoria dovrebbe essere disponibile dal 5 di dicembre. Ma ora attenzione, perché le novità non finiscono qua. Infatti sono qua nel TikTok di Brawl Stars. Andiamo a vedere l'ultimo video. In realtà già si è visto quello che si doveva vedere. Ok. E ragazzi, non so se l'avete notato, penso di sì. Cos'è qua che dice? C'è un post-it Brawl Talk 8 dicembre. Cosa? Ma come 8 dicembre? Cioè, di già! Questo, come detto, è il canale ufficiale di Brawl Stars. Quindi non è che è una teoria o qualcosa, dovrebbe essere proprio ufficiale. Ecco, vedi anche qua nei commenti: Brawl Talk 8 dicembre. Brawl Stars risponde così. L'8 dicembre è comunque una data molto particolare, perché innanzitutto, andando su Brawl Stars, siamo ancora ovviamente nella stagione 32. E la stagione 33 è quella di Shade Cartoon Studios 2. Vi faccio vedere al volo, tanto bellissima la schermata di caricamento. Questo è il pass, insomma, ne hanno parlato nel Brawl Talk scorso. Lo dico per chi magari non si ricorda. Se volete fare un ripassino su questo pass, vi lascio il video in descrizione dove siamo andati ad analizzarlo, assieme anche a Shade nel dettaglio. No, ve l'ho mostrato perché ancora deve finire il pass della stagione 32. Nello specifico finirà il 5 dicembre. E già l'8 avremo il Brawl Talk, che vi dico, in realtà ha pure senso, perché nel Brawl Talk scorso manca ovviamente tutta la parte del Natale. Il Brawly Days è un evento fisso su Brawl Stars ed era strano effettivamente che quest'anno non ci sarebbe stato. Ma a parte questo,
questo, le cose strane non finiscono qua, perché l'8 è una domenica e di solito i Brawl Talk escono di sabato. Ovviamente, sempre facendo i vari conti di quando sarebbe finita la stagione del Cartoon Studios 2, la data più probabile era quella del 21 dicembre, quindi è stato anticipato di veramente tanto, ma come detto ha senso proprio per tutta la questione Brawly Days. Infatti, secondo me, questo sarà un mini Brawl Talk, cioè secondo me qua si parlerà del Brawly Days, ci faranno vedere le novità di dicembre che non sono state annunciate nelle Brawl Talk di Angelo e Demone, insomma, e poi secondo me ci faranno vedere il Brawler di gennaio e la sua stagione, questo secondo me. Però anzi, adesso che ci penso, se noi andiamo nel video della famosa roadmap, qua forse possiamo avere qualche informazione in più. Intanto vedi, per quel che riguarda dicembre 2024, per le feste di Natale arriverà qualcosa di grosso, ma non vogliamo rovinarvi la sorpresa per ora, e finiva qua. Quindi in realtà che potesse essere anticipato il Brawl Talk era abbastanza probabile come cosa. Soprattutto sono molto in hype, perché non avendoci detto nulla, chissà, potrebbe arrivare qualcosa di veramente grosso. Anche perché poi sempre il buon Frank, questo ve l'ho fatto vedere in uno dei scorsi video, la famosa richiesta di questo utente se ci sarebbero stati dei brawler gratuiti come è stato l'anno scorso, l'anno prima ancora, durante le vacanze di Natale. Dato che c'è stato un nuovo aggiornamento, ha cambiato l'intero sistema e soprattutto Shade uscirà alla fine di novembre, questo utente appunto ha detto: quindi non ci sarà niente di gratis? E Frank ha risposto: quest'anno le cose saranno diverse di sicuro, ma non potrei essere più emozionato per dicembre e gennaio di quanto lo sono oggi. Quindi leggendo anche questo, citando in mezzo anche dicembre, era un altro indizio che poteva farci capire che il Brawl Talk sarebbe stato anticipato. Poi appunto, essendo che qua parla di dicembre e gennaio, quello che vi ho detto poco fa può anche aver senso. In questo Brawl Talk probabilmente parleranno solo dell'evento di dicembre barra gennaio, della stagione di gennaio, che poi anzi in realtà no, perché il prossimo Brawl Talk sarà a febbraio. Eh no, allora in teoria in questo aggiornamento dovrebbero parlare anche della stagione di febbraio, per poi avere a fine febbraio il Brawl Talk. Allora speriamo che arrivi veramente qualcosa di grosso, perché se già ci hanno anticipato di 2 settimane il Brawl Talk, per mantenere questi 2 mesi di hype, secondo me devono inventarsi qualcosa di più rispetto al solito. E per come ce l'ha impostata Frank, sinceramente, cioè ce l'ha detto proprio, arriverà qualcosa di grosso, non ci vogliono dire nulla per non rovinarci la sorpresa. Sicuramente potrebbe arrivare il Brawler di gennaio, a questo punto potrebbe essere gratis tramite il Brawly Days, ormai è tradizione, quindi dai. E poi a parte questo, potrebbe arrivare qualcosa in game, magari un evento un po' più corposo rispetto a quello che c'è stato adesso, per esempio con gli Angeli e Demoni, SpongeBob, eccetera eccetera, per poi arrivare appunto al prossimo Brawl Talk a febbraio, che in realtà dovrebbe essere molto interessante, perché ci sarà una modifica per quel che riguarda la classificata. Soprattutto vogliono integrare la modalità classificata con l'eSport di Brawl Stars. Questa è una novità assurda per tutti quelli che vogliono avvicinarsi al mondo competitivo, soprattutto con un po' più di facilità rispetto a quello che è sempre stato, che prima bisognava vincere la sfida da 15 partite nella Brawl Stars Championship, poi dopo da lì tramite il bottone eSports fare altre cose, insomma un casino. Ma comunque di tutto questo ne parleremo più avanti, ancora è troppo presto. Per cui raga, che dire, questo è quanto. A questo punto siamo veramente vicini al Brawl Talk, vediamo un po' che si inventeranno. Io comunque spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se così fosse, mi raccomando un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.